Ciao ragazzi, sono sempre io, Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV e oggi siamo qui per un nuovo video dove andremo a recensire un'altra energy drink. Girando per i vari supermercati è possibile trovare sugli scaffali di bevande gassate o comunque in generale delle bevande appunto diverse energy drink. Di solito troviamo bevande come Red Bull, Monster, Burn, ma andando in giro, soprattutto in alcuni negozi è possibile trovare energy drink davvero strane, uniche e anche poco conosciute. Questa volta vi porterò un'altra energy drink strana che ho trovato al Bennett al prezzo di 59 centesimi, quindi davvero pochissimo. Rispetto alle altre che costano 1,40 euro, 1,30 euro, questa qui appunto è abbastanza economica, costa circa la metà. E quindi la andremo a vedere subito. Stiamo parlando ragazzi della Power. Questa lattina ha un design molto simile a quello di un'altra bevanda, ovvero la B-Bad. Anche quella lì non l'ho ancora provata e appena avrò l'occasione di avere appunto una lattina proverò anche quella. Invece tornando a questa qui, ecco, ha un design molto particolare. Adesso vedremo subito come è fatta la lattina perché davvero è molto interessante. E davvero sono curioso di provarla perché non l'ho mai vista, non l'ho mai sentita da nessuna parte, l'ho presa quasi per sbaglio, perché appunto quando ero al supermercato a fare la spesa ho preso la lattina questa qui pensando fosse proprio la B-Bad, ma appena me la ritrovo in mano ho detto questa non è appunto la B-Bad, ma è questa qui chiamata Power. Quindi tra virgolette mi sono stupito. Sono curioso di provarla, adesso vedremo subito il design. Eccoci qui ragazzi con la nostra lattina di Power. Come potete vedere, i colori predominanti sono il giallo e il nero, ovviamente il nero delle scritte. Se mettiamo la nostra lattina in posizione appunto orizzontale, possiamo vedere scritto proprio con un bel carattere semplice la scritta Power. Poi ci sono queste due W doppie che sembrano unite, sono di colore azzurro e sono attraversate appunto da alcune saette. Poi beh, guardando bene la lattina, soprattutto i contorni della scritta, un po' del marchio, possiamo dire, sembra essere un po' rovinata, appunto ci sono come dei graffi. Quando ho preso la lattina pensavo fosse appunto rovinata, ma vi assicuro che non è così, perché se vi metto qua appunto un'altra lattina, potete vedere che i graffi sono incisi allo stesso modo, quindi non è la lattina rovinata, ma appunto come è fatta, è proprio il design così e mi piace, è davvero originale, questi graffi che sembrano reali. Qua c'è scritto Energy Shot, quindi colpo d'energia, mi fa un po' ridere. E un'altra cosa che mi fa ridere, qua in alto c'è scritto Charge Your Battery, ricarica la tua batteria ed è molto molto figo. Vitamina B, sì, un energy drink come tutte. Sul retro ci sono ovviamente gli ingredienti, tutte le varie indicazioni, casomai vi interessasse. E poi vabbè, la lattina è 250 ml, taurina e caffeina, ovvio, è una energy drink. Qua hanno messo pure il simbolo di pericolo, no? Con alto contenuto di caffeina, alti livelli di caffeina. Ebbene, direi subito di assaggiarla quindi e vedere cosa cambia rispetto alle altre bevande. Ragazzi, che dire, come sempre siamo accompagnati dal nostro bicchiere di plastica trasparente e apriamo subito la lattina. Allora, versiamone qui dentro un po' di contenuto. Che devo dire? Il colore è il classico, non è molto acceso, come potete vedere è un po' nitido, però appunto questo non è che va a influenzare sul sapore. Infatti, indipendentemente dal colore, ogni bevanda diciamo che ha un tocco particolare che la rende unica. Non è molto intenso l'odore, anzi non si sente quasi per niente appena si apre la lattina. Invece se prendiamo altre bevande, spesso appena le apriamo si sente proprio un boom di odore che è proprio invitante. Invece in questo caso no.
Vediamo quindi di capire un po' com'è questa bevanda, ecco, e dargli una piccola valutazione. Allora ragazzi, questa è la bevanda, quindi assaggiamola. Che dire ragazzi, è un po' un paradosso questa bevanda. Diciamo che mi piace, ma nello stesso tempo non mi piace. Nel senso, ha un sapore poco intenso, cioè sembra quasi di bere acqua, ma nello stesso tempo è così frizzante da non riuscirla a mandare giù. Poi è una cosa soggettiva questa. A me non piacciono le bevande troppo frizzanti, ma questa è veramente, veramente frizzante, più di tutte quelle che ho provato. E poi davvero non amo un sapore intenso. Infatti, appena entra in bocca sembra quasi di bere acqua. Nel senso, ho provato altre bevande, ma con un sapore così debole non l'ho mai sentite. Dipende dai vostri gusti. Se cercate una bevanda dal gusto debole, ma che sia molto frizzante, ben venga. Questa fa il caso vostro. Ovviamente il sapore è quello classico. Però comunque diciamo che a me non è che ispira tanto. Che dire ragazzi, non saprei come valutare questa bevanda. Il mio è un parere puramente soggettivo. Fatemi sapere voi nei commenti se avete acquistato questa bevanda e se vi piace. Io devo dire che non amo questo genere di sapori così poco intensi e non amo tutta questa frizzantezza. Secondo me la frizzantezza in questa bevanda è veramente eccessiva. Io concludo qui questo video. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, seguitemi su Instagram dove trovate la pagina dei miei disegni e delle mie resource. Noi ci becchiamo al prossimo video da Tuccio TV. Ciao!